Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano la politica. Il toto assessore è cominciato. Sergio Chiamparino verrà proclamato presidente del Piemonte all'inizio della prossima settimana. A distanza di una ventina di giorni dall'insediamento, nel primo lunedì utile non festivo si riunirà il Consiglio e il neogovernatore avrà 10 giorni per presentare la nuova giunta. Ecco allora le prime indiscrezioni nel servizio di Roberto Monteriso. La priorità sarà il lavoro e questa, perlomeno a parole, è musica per il Piemonte, in crisi e col fiato corto. Ora il nuovo governatore Sergio Chiamparino dovrà passare ai fatti. L'ex sindaco, ora presidente della regione, è già al lavoro per preparare la giunta. Su 10 assessori, 7 dovranno essere scelti tra gli eletti nella coalizione. 3 potranno essere pescati all'esterno. Con ogni probabilità saranno 4 donne e 6 uomini, con il peso dei partiti da considerare e la giusta rappresentanza per il Piemonte 2. Fondamentali gli assessorati di bilancio, sanità e assistenza, sviluppo e lavoro. In questi posti potrebbero essere inseriti gli esterni. Per la sanità in ballo potrebbero esserci Oscar Bertetto, primario dell'oncologia delle Molinette, e Giulio Fornero, ex direttore dell'ASL TO2. Tra i profili c'è anche quello del presidente della provincia, Antonio Saitta, per i trasporti. Sul fronte sviluppo, lavoro e attività produttive ci potrebbe essere un mezzo accordo per un passaggio dell'assessore provinciale Carlo Chiama dalla provincia a Piazza Castello. Altra incognita è il bilancio, forse Carla Ferrari che vanta una lunga carriera in Intesa San Paolo. In alternativa c'è il capogruppo uscente del PD, Aldo Reschigna, eletto nel listino, esperto di fondi europei e conti. All'agricoltura pare non ci siano dubbi, in pole position c'è Giorgio Ferrero, ex Coldiretti Asti. Altro rebus è la cultura, si parla di Sergio Soave, sindaco uscente di Savigliano, candidato a Cuneo nella lista Monviso, che sfiora il 10%, ma come preferenza è ultimo. Tra le donne nei democratici vengono date per certe le promozioni di Silvana Cossato, sindaco uscente di Collegno, e Gianna Pentenero, ex assessore all'istruzione ai tempi dell'Abresso. Tra i criteri che Chiamparino utilizzerà ci sarà di sicuro l'esperienza nell'amministrazione, utilizzato già per formare il listino. Sempre in un'ottica di genere, anche Erika Baricco, presidente di Casa Oz e voluta nel listino dal neogovernatore, potrebbe avere un ruolo di governo nelle politiche sociali, famiglia e assistenza. Sinistra Ecologia e Libertà può mettere sul piatto 2 possibilità. Marco Grimaldi, eletto nel listino, che potrebbe occuparsi di ambiente, o Monica Cerutti. Eppure i moderati hanno l'opzione uomo o donna, tra Giovanni Maria Ferraris e Chiara Capello. Tra gli eletti ci sono poi quelli che potrebbero rivendicare spazio. Potrebbe essere il caso dello stesso Davide Gariglio, segretario regionale che ha fatto il pieno di voti. È probabile che Chiamparino verrà proclamato presidente del Piemonte all'inizio della prossima settimana. A distanza di 3 settimane dall'insediamento, nel primo lunedì utile non festivo, si riunirà il Consiglio e il neogovernatore avrà 10 giorni per presentare la nuova giunta. Non c'è un solo atto, perché uno è quello di lavorare per predisporre il cosiddetto piano operativo regionale sui progetti europei che scade a luglio. Il secondo, o il primo forse in ordine di date, è quello di confermare, come ho già detto, l'abolizione dei rimborsi e l'abbattimento delle indennità, già decisione prese nello scorso Consiglio. E poi c'è una cosa che sta soprattutto, che è quello di andare a Roma e capire qual è il quadro delle risorse nei principali settori di competenza, dalla sanità ai trasporti. Sono 4 gli alessandrini che siederanno in Consiglio regionale al fianco del presidente del Piemonte Sergio Chiamparino. 2 sono espressione del Partito Democratico, altri 2 fanno parte della minoranza. Ma intanto per il toto assessori spunta un nome eccellente. Ce ne parla Ketty Porcentu. Sono 4 gli alessandrini che approderanno a Palazzo Lascaris a Torino per accaparrarsi un posto nel Consiglio regionale del Piemonte, ma sono soprattutto 2 di loro che per schieramento politico sperano di entrare alla corte del neopresidente Sergio Chiamparino. Si tratta di Walter Ottria e di Domenico Ravetti, segretario provinciale del Partito Democratico, che grazie a una rimonta è riuscito a spuntarla, e poi di Massimo Berutti di Forza Italia, fino all'altro ieri sindaco della città di Torino
Cortona e di Paolo Mighetti, architetto di Acqui, il più votato in provincia di Alessandria tra i candidati del Movimento 5 Stelle. Questi dati certi, ma i rumors delle ultime ore fanno spuntare un altro nome eccellente, ancora tutto da confermare, che potrebbe far tuonare le poltrone della regione, visti i preamboli che hanno caratterizzato la scelta dei candidati della coalizione di centrosinistra e che nelle settimane precedenti le elezioni hanno visto un acceso scontro tra il Partito Democratico della provincia di Alessandria e quello centrale della regione, tanto che alla fine era stato lui stesso, in una breve nota, ad aver informato la sua ritirata alla corsa per le regionali. Si tratta dell'attuale presidente della provincia di Alessandria, Paolo Filippi, figura di spicco nel panorama politico del territorio, che il 24 giugno, se niente dovesse accadere nel frattempo, dovrà prendersi la somma dei poteri, oltre che di presidente, anche di quelli del Consiglio provinciale, mettendosi così in linea con quelle che sono le disposizioni del decreto Delrio, che un paio di mesi fa ha cancellato le amministrazioni pubbliche nell'intento di rendere meno pesante la bilancia dei conti. Filippi, come ha risaputo, è stato rincorso dal segretario regionale del PD, Davide Gariglio, che si è opposto sino alla fine dalla sua esclusione tra i candidati della coalizione di centrosinistra alle elezioni di domenica scorsa. Ma non è detto che Chiamparino, nella scelta della sua squadra, possa richiamare il presidente alessandrino per fargli ricoprire una carica d'assessore. Per il momento non c'è niente di certo e lo stesso Filippi sull'argomento non ha mai pronunciato parola, limitandosi invece ad appoggiare la candidatura di Walter Ottria, che insieme a Ravetti siederà regolarmente in Consiglio regionale, essendo stati scelti dagli elettori. Se invece queste indicazioni rimarranno solamente sulla carta, allora Filippi dovrà portare a termine il suo mandato da presidente della provincia di Alessandria fino al 31 dicembre, quando questi enti locali subiranno le trasformazioni dettate dalla legge Delrio. E sono due gli alessandrini che andranno invece in Europarlamento. Si tratta, come già detto nelle scorse edizioni, di Daniele Viotti del Partito Democratico, che ha raccolto oltre 28.000 voti e che va a Bruxelles dopo un lavoro, ha detto, lungo, meticoloso e silenzioso sul territorio. L'altro nome è quello di Tiziana Beghin, alessandrina d'adozione, che, espressione del Movimento 5 Stelle, ha totalizzato 22.482 consensi. È stata la più votata dei grillini nel nord-ovest. Saranno in tutto 5 gli europarlamentari che voleranno dal Piemonte a Bruxelles. A Mercedes-Bresso è andato il record dei voti, ha raggiunto quota 101.025 preferenze e ci sono poi Gianluca Buonanno di Borgosesia con quasi 27.000 preferenze e Alberto Cirio di Alba, ex assessore regionale. Ed ora il punto, torniamo alle amministrative in questo caso, il punto sui centri zona che in provincia di Alessandria andranno al ballottaggio il prossimo 8 giugno, mentre a Ovada è già stato eletto il sindaco e quindi poi torneremo a parlare anche di questo. Sono stati 145 i piccoli comuni che sono andati al voto in provincia di Alessandria per il rinnovo del Consiglio Comunale, mentre 3 dei 4 centri zona, chiamati alle urne domenica scorsa, saranno nuovamente alle prese con il secondo turno il prossimo 8 giugno. A parte Ovada, dove è stato eletto sindaco Paolo Lantero, espressione del centrosinistra, e dove si sta già pensando al Toto Giunta, i comuni di Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona andranno dunque al ballottaggio. E naturalmente scattano le riflessioni su alleanze e apparentamenti. A Casale Monferrato tutto si dovrebbe decidere entro la fine della settimana. Se la giocano Giorgio De Mezzi, centrosinistra, 40,9% e Titti Palazzetti, centrodestra, 42,6%. In ogni caso il futuro Consiglio Comunale passerà da 30 a 24 consiglieri. Così prevedono le nuove normative. Anche a Novi Ligure sono in sospeso le decisioni relative ad apparentamenti e possibili alleanze in vista del voto dell'8 giugno. Una cosa è però certa, se vincesse Rocchino Muliere, centrosinistra, che ha preso il 47,39% al primo turno, il nuovo Consiglio Comunale, 16 seggi, sarebbe formato praticamente da una maggioranza monocolore. Lo stesso discorso si potrebbe fare con la vittoria dei grillini, guidati da Fabrizio Gallo, 21,92%. A Tortona, invece, non si parla di apparentamenti, mentre sono già stati indicati gli ingressi in consiglio con 7 consiglieri comunali del PD in caso di vittoria di Gianluca Bardone,
6 di Forza Italia se invece dovesse vincere Giuseppe Bottazzi. 2 comunque vada per il Movimento 5 Stelle, che insieme a Fabio Monreale di Nuova Tortona siederanno tra le fila della minoranza. E a Dovada, dicevamo, il sindaco eletto è Paolo Lantero, lo abbiamo sentito ieri. Oggi invece sentiamo l'intervista realizzata da Bruno Mattana a chi è arrivato secondo. Piccola, secondo arrivato in questa competizione elettorale di Ovada, Palazzo Delfino rimane ancora un appuntamento futuro? Beh, comunque dentro ci siamo, quindi faremo la nostra parte da minoranza. Auguri al futuro sindaco, al sindaco Lantero, noi la nostra parte l'abbiamo fatta, probabilmente la nostra proposta non è stata capita, in quanto Ovada pare che vada bene tutto, perché se le cose che sono dette sono vere, ci stanno trascinando fuori l'ospedale, alcune spese potevano essere evitate e investimenti fatti su altri settori, le cose che abbiamo detto, ma in termini generali, il centro storico abbandonato, e abbiamo visto le percentuali degli elettori che sono andati a votare, 47% mi sembra, quindi la dice lunga sulla situazione ovadese. Ovada rimane una situazione a rischio, e quindi credo che comunque sia utile che si lavori per far sì che comunque ne esca da questa crisi, che comunque ne è da poco. Io continuo a ripetere che l'ovadese rischia di perdere la sua ovadesità, e quindi con i servizi che vengono trascinati via si rischia di perdere quel ruolo che Ovada ha sempre avuto, che era come centro zona di un territorio, della provincia di Alessandria. Questo è il nocciolo della questione. Gli ovadesi probabilmente non recepiscono questo rischio, e quindi vedremo in prospettiva quale sarà la soluzione che darà la nuova maggioranza. Questo è quanto, perché di fatto... La mettete alla prova, insomma. Ma non c'è niente, ne prendiamo atto. Non è che sia una cosa fuori da... Noi prendiamo atto che gli ovadesi le va bene così. Allora, io credo che un po' di mugugno c'è stato, ma poi al di là del mugugno il dato è che a Ovada le va bene così. La disoccupazione, i giovani che non trovano lavoro, una situazione sulla sanità che è precaria, parecchio a rischio, no? Probabilmente quello che ha detto il candidato, il sindaco futuro, no? Dove ho già parlato con Chiamparino, staremo a vedere se Chiamparino da Torino porterà la sanità anche sull'ovadese come era in un tempo passato, ecco. Queste sono quanto le cose. L'economia sappiamo che va male, via Molare è l'esempio, no? Abbiamo un'area artigianale che è un fallimento totale, siamo in attesa di aspettare una soluzione sullo Story Park. Sono queste le cose, il commercio che vive in una situazione di precariato, e noi aspetteremo e diremo la nostra quando saremo in consiglio. Ecco. Lasciamo la politica, cambiamo argomento. I vicini lo assordano azionando una motosega e lui li aggredisce. Un disoccupato tortonese patteggia 2 anni per lesioni. Era stato arrestato per tentato omicidio. Emma Camagna. Il rumore della motosega era insopportabile e ho reagito in modo eccessivo, ma senza intenzione di far del male, figuriamoci se pensavo di poter uccidere. È la tesi difensiva di Roberto Cugnolo, disoccupato tortonese di 56 anni, che è accusato di tentato omicidio, porto di coltello, violazione di domicilio, ha patteggiato 2 anni davanti al GUP come responsabile del reato assai meno grave di lesioni, oltre che degli altri. Con un coltello e un manganello telescopico, cioè si può allungare. Tempo fa aveva affrontato i vicini di casa che nelle prime ore di un pomeriggio di domenica lo avevano assordato azionando a lungo una motosega. Ho molti problemi causati anche da lutti familiari e ho trasceso, ma i miei vicini avevano tenuto un comportamento insopportabile, ha detto l'imputato. Per quella vicenda è stato arrestato, è stato 2 mesi in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Proprio per evitare altre situazioni incresciose, dopo l'aggressione ai vicini, che peraltro non erano stati feriti, Cugnolo si è trasferito a vivere a Voghera.
Le colline di Alfiano Natta hanno ospitato l'assemblea annuale della sezione provinciale di Agriturist Alessandria. Sul tavolo di discussione le strategie per continuare a proporre un turismo fatto con l'anima, in vista anche dell'Expo 2015. Vediamo. Presidente, questa fetta della provincia di Alessandria che confina con l'Astigiano ci ispira a una riflessione legata al concetto di agriturismo, di accoglienza, di lavoro che comunque tiene in questa parte del Piemonte e che va valorizzato. Questa parte del Piemonte la conosco molto bene perché io vivo a 5 km da qua, quindi insomma non scopro niente di nuovo. Sì, i numeri dell'agriturismo in Piemonte sono di crescita costante, la provincia d'Alessandria, se consideriamo le presenze degli ultimi tempi, dell'ultimo anno, ha tenuto sostanzialmente i valori dell'anno prima, dove c'era stato un forte incremento, quindi lo considero una cosa positiva e quindi direi che oltre dal punto di vista economico l'agriturismo si rivela una realtà sempre più importante anche per il presidio del territorio. Quest'anno si possono scegliere vacanze verdi in agriturismo, parliamo della provincia d'Alessandria e degli innumerevoli gioielli che essa conta, attraverso lo strumento del web, o meglio ci si rinnova e si va ad integrare lo strumento tecnologico. Assolutamente, d'altra parte il mondo va avanti e noi non vogliamo rimanere indietro, quindi stiamo creando appunto questa app che ormai è quello che viene richiesto, quindi insomma si potrà da smartphone e da tablet selezionare gli agriturismi che si desiderano e quindi Agriturist è al passo con i tempi come sempre. E naturalmente l'occhio di riguardo al territorio che c'è tutto l'anno però guarda ulteriormente in là verso l'Expo. Allora, innanzitutto, cioè, dove siamo? Siamo in uno dei gioielli dell'Italia, quindi innanzitutto non dobbiamo avere timori di essere meno di altri, cioè le varie regioni che sono vocate da sempre al turismo devono avere paura di questo Piemonte, di questa provincia di Alessandria che ha degli scorci meravigliosi, soprattutto un'accoglienza vera, calorosa, prodotti straordinari e vini sappiamo di quale livello. L'Expo è un'altra opportunità, quindi insomma guardando all'Expo sicuramente le nostre zone, che tra l'altro obiettivamente sono anche molto comode rispetto a Milano, senz'altro avranno un salto di qualità in quello che sarà la ricerca delle persone che visiteranno l'Italia in quel periodo, in tutto quel lungo periodo, e noi siamo pronti ad accogliere tutti quanti. Ed ora parliamo di una 2 giorni all'insegna dello sport e della solidarietà che si svolgerà a Novi Ligure dalle 18 di venerdì 30 maggio alle 24 di sabato 31 maggio e che sarà aperta alla popolazione. Si tratta dell'evento organizzato dall'associazione Correre Per. Tra le iniziative in programma l'estrazione nel corso della serata di sabato di una lotteria benefica abbinata alla manifestazione. Enrico Maria. A Novi Ligure, Piazza delle Piane, dalle 17 di venerdì 30 maggio alle 23 di sabato 31 maggio sarà il fulcro di un'importantissima manifestazione dal sapore benefico. Maurizio Milanese, portavoce dell'associazione Correre Per, in che cosa consisterà? È una manifestazione che ormai ha raggiunto il suo 4º anno. Nelle precedenti edizioni è stata organizzata prima la bollina in 2 occasioni, durante le quali abbiamo donato 2 pulmini, una alle suore di Madre Teresa Michel e una all'associazione ANFAS di Novi e Serravalle. L'anno scorso si è svolta alla Cittadella e abbiamo contribuito ad allestire gli arredi della Casa per le Donne Maltrattate di Alessandria per conto della Caritas. Quest'anno abbiamo deciso di organizzarla qua a Novi, nella nostra città, in Piazza Collegiata, destinando i fondi che andremo a raccogliere in buoni lavoro da destinare a disoccupati e a persone che hanno necessità in questo momento. Questo è l'obiettivo della nostra associazione. Sarà un percorso di 3 km da ripetere all'infinito, almeno una volta ogni mezz'ora. Ogni mezz'ora un rappresentante della nostra associazione correrà e accompagnerà tutti coloro che vorranno partecipare. E così dalle 17 di venerdì fino alle 23 di sabato sera. Ricordiamo, una manifestazione assolutamente aperta a tutti, assolutamente non competitiva e quindi un invito alla cittadinanza per parteciparvi. Un grande invito alla cittadinanza a partecipare, l'obiettivo è quello, noi organizzeremo manifestazioni collaterali anche, spettacoli attrattive, collaborazioni con la palestra Pathos di Novi, con agenzie di viaggio, con gruppi di ballo latinoamericani,
con un gruppo di odalische di Alessandria, con un gruppo musicale, i Papelmazza, sempre della nostra zona. Per cui cercheremo di rivitalizzare questo centro storico di questa piazza, di richiamare più gente possibile, porteremo a vedere il nostro centro storico, porteremo a vedere il castello, il Parco Castello, perché il percorso prevede un passaggio di circa un chilometro all'interno del Parco Castello. Sarà sicuramente una cosa divertente per riscoprire la nostra città. Ed ora parliamo di arte e della donazione di cui beneficia da qualche giorno a questa parte la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La collezione d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria si arricchisce di una nuova opera. Si tratta di una scultura monumentale di Zhang Hongmei, artista di spicco dell'arte cinese contemporanea, che era esposta nel cortile d'onore di Palazzo Monferrato. La realizzazione lignea è di notevoli dimensioni, misura circa 2,5 metri di altezza e 4 di larghezza e costituisce il modello per la versione definitiva in acciaio cortex dell'opera che sarà collocata in una piazza della città di Miami, negli Stati Uniti. L'iniziativa è del Centro Italiano per le Arti e la Cultura di Torino, proprietario dell'opera, che ha dato seguito alla volontà espressa dalla provincia cinese dello Shandong di lasciare ad Alessandria una testimonianza della mostra Cinque artisti dello Shandong, organizzata a Palazzo Monferrato nel giugno 2012. La cerimonia di consegna dell'opera alla Fondazione è avvenuta nel cortile interno di Palatium Vetus, alla presenza del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Pierangelo Taverna, e del presidente del Centro Italiano per le Arti e la Cultura di Torino, Vincenzo Sanfo, e dell'artista Zhang Hongmei. Il presidente Taverna ha espresso vivo apprezzamento per l'iniziativa che permette alla Fondazione di vantare nella già ricca collezione di opere d'arte antiche e contemporanee anche una di riconosciuto valore internazionale. Lo sport è in programma per questo pomeriggio alle 18 a Palazzo Monferrato ad Alessandria, la presentazione del Museo Grigio, il portale online dell'omonima associazione dedicato alla storia dell'Alessandria Calcio, che racconta il passato della società attraverso immagini, statistiche, documenti e cimeli. All'evento presentato dal giornalista sportivo Darwin Pastorin parteciperanno anche numerosi ex giocatori grigi. Nei giorni scorsi intanto si è tenuta un'altra iniziativa legata all'Alessandria Calcio, la presentazione del libro Alessandria sei unica, scritto dalla giornalista Mimma Caligaris e dedicato al racconto della stagione appena conclusa da parte della squadra del presidente Di Masi. Nei giorni scorsi inoltre lo stadio Moccagatta della società grigia ha ospitato una partita benefica a favore di ragazzi disabili organizzata dall'associazione Radio Sala Prove. Tra poco il servizio di Gianluca Ardiani, poi meteo e notizie utili. Arrivederci ai prossimi appuntamenti. Si intitola Alessandria sei unica ed è il racconto dell'ultima stagione dei grigi. L'autrice è la giornalista Mimma Caligaris, memoria storica dell'Alessandria Calcio, che ha raccolto a caldo le emozioni e le sensazioni della prima stagione integrale della società sotto la guida di Luca Di Masi, conclusa con la conquista della partecipazione alla Serie C unica del prossimo anno. Alla presentazione del volume anche lo stesso presidente Grigio, descritto come l'autentico uomo della svolta, insieme al sindaco di Alessandria Rita Rossa. All'interno del libro, ad accompagnare la penna della giornalista del Piccolo, le foto di Francesco Barillaro, con le istantanee dei momenti più significativi della stagione 2013-2014 per Cavalli e Compagni. Un campionato positivo, arrivato dopo alcuni anni difficili e che può rappresentare un punto di partenza verso un futuro degno della storia della società grigia. E proprio il luogo simbolo per eccellenza dell'Alessandria Calcio, lo stadio Moccagatta, ha ospitato nei giorni scorsi un'importante iniziativa di solidarietà, con una partita benefica organizzata dall'associazione di volontariato Onlus Radio Sala Prove, creata da Claudio Mussi e la moglie, genitori di Matteo, ragazzo non vedente dalla nascita. Scopo della riuscita manifestazione, la raccolta di fondi a favore dell'integrazione dei ragazzi disabili, in particolare attraverso un progetto di pet therapy. In gol per la vera amicizia, questo è il titolo dell'evento, che ha visto scendere in campo volti noti ed ex giocatori grigi, per una giornata all'insegna dello sport e della musica, valori capaci di superare le barriere sociali, facendo crollare tutti i pregiudizi, lasciando spazio alla vera amicizia e alla voglia di stare insieme, senza distinzioni.